Ciao a tutti e bentornati in Tessiland News. Quest'oggi parliamo di un set davvero molto pratico, perché vi consentirà di realizzare delle borse davvero molto semplicemente, anche per le principianti che hanno difficoltà ad utilizzare set, a montare manici, patelle. Ecco, con questo set potrete tranquillamente realizzare anche voi delle creazioni. Per farlo vi bastano due semplici cose: un fondo e un paio di manici. Parliamo del set Screws, analizziamolo nel dettaglio. Analizziamo nel dettaglio le componenti di questo set e ovviamente successivamente anche le varie tonalità di colore che presenta. Allora, questo set Screws presenta un fondo, eccolo qui, che misura 30 cm x 10. La larghezza invece dei fori è di 0,4 cm, quindi 4 mm, da cui poi potrà partire la vostra creazione. E potrà chiudersi perfettamente con questi manici, che hanno una lunghezza totale di 59 cm. Come potete vedere, eccoli qui, sono piatti. E la base del manico, quindi quella con la vite, misura circa 4 cm, mentre la parte più sottile, che è quella che probabilmente andrà sulla spalla, è invece di 2 cm. Come potete vedere c'è questa chiusura a vite, davvero molto molto pratica, quindi vi basterà davvero molto semplicemente svitare la vostra vite, apporre poi il manico, inserirlo insomma ecco all'interno della borsa e poi tranquillamente richiuderlo in maniera molto pratica, sempre avvitando con questa pratica vitina. Ma adesso vediamo quelle che sono le tonalità che presenta proprio questo set. Quella che abbiamo visto finora è la tonalità cuoio, poi abbiamo ovviamente il nero, questa invece è la tonalità bordeaux, proseguiamo con la tonalità invece navy e concludiamo invece con il classico panna. Ve l'avevo detto, no? Un fondo e un paio di manici. Il fondo di quella giusta grandezza per una borsa stile o bag o comunque una shopper bag da poter indossare praticamente tutti i giorni, perché si sa, le borse più sono grandi più possiamo riempirle e più siamo felici. E poi questi manici che si montano in maniera davvero molto semplice, quindi non dovrete pensare a come cucirli e quale filato utilizzare, il moschettone, ponticelli, no, vi basterà semplicemente lasciare lo spazio adatto, inserire il manico e avvitarlo con la pratica vita in dotazione. Semplice, no? Semplice esattamente come iscrivervi sul nostro canale YouTube, attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutte le nostre idee, su tutte le nostre rubriche, su tutti i nostri news, su tutto ciò che riguarda il mondo Tessiland. Noi ci vediamo al prossimo prodotto. Ciao!